vorremmo sapere dagli altamurani che cosa pensano di Altamura. Vado io. Della città non cambierebbe niente. Capito che io non sono di Altamura. Ci vivo da una ventina d'anni, non sono neanche di Altamura, sono di Terlizzi. Vivo ad Altamura. È una bella città. Io penso che sia una città bellissima, bella da vivere. Certamente, Altamura è una bella città. Penso che è una città che è andata via via allargandosi. No, Altamura diciamo che si vive, è una bella città, stiamo bene, voglio dire. Deve ancora migliorare sotto vari punti di vista. Bel paese. Mi sto trovando male. Altamura è una città bella. Certo che è una città che tende a crescere. Una città per gli abitanti, è un paese per la cultura. Una città conosciuta in tutto, penso, il mondo per il pane, ma che penso anche conosciuta per i suoi aspetti negativi o sconosciuta proprio per questo. Vabbè, il pane è la cosa più, diciamo, più che rende Altamura più importante, no? Si mangia bene, penso. Bella, ampia, spaziosa. Altamura, io dico una cosa, è troppo bella. Che fanno schifo, che stanno comune. Che cosa non funziona? Tantissime cose. Veramente non so dove rispondere. Se vogliamo analizzare il primo aspetto che ci riguarda personalmente, per esempio il problema della musica. Non ci sono spazi per i giovani. La mancanza di spazi dove trascorrere del tempo libero, dedicarsi alla lettura, dedicarsi allo svago. Devono dare pure un po' di spazio a questi giovani, non c'è niente, tipo qualche discoteca buona. Molti giovani, cioè, fra cui anche noi, siamo la sera, andiamo giusto sul liceo classico, passiamo la serata lì senza uno scopo. Purtroppo sviluppo economico, che passa il tempo è più rallenta. Manca il lavoro. L'aspetto culturale è molto sottovalutato. È difficile andare avanti. Se non ci fosse il problema della crisi per il lavoro. La crisi si è sentita anche ad Altamura, si è sentita parecchia di crisi. Un bel paese che sì, viviamo tranquilli. Se tu dici oggi, come oggi, con queste leggi che ci sono, se non sei ingaggiato dal primo giorno, non hai fatto niente. L'amministrazione comunale che non funziona. Con questi soldi che ti danno, non è che ti pagano la tariffa, non... Vai chiedendo aiuto, ti chiudono la porta in faccia. Manca l'assistenza, diciamo, perché dovrebbe starci di più, un po' di assistenza per quando vai gli anziani. Ma non funziona l'ospedale, non funziona la posta, non funziona niente. Il traffico. Per trascorrere. Se lei va a vedere adesso qui alle spalle della villetta stanno parcheggiate le macchine in doppia fila. Il panico. Ma i vigili dove stanno? Niente, i vigili sono schietati. I vigili stanno soltanto per prendere gli stipendi. Non c'è molto ottimismo secondo me. Non funzionano le macchine per il centro storico, come abbiamo ben notato. Il fatto che con i passeggini ad Altamura non si può andare. E immagino gli handicappati che difficoltà hanno. Dovrebbero non far passare le macchine dal centro storico. È difficile trovare una rampa per disabili. La moneta è quella che è. Però devono fare qualche cosa in più. Se non si bada al più debole ad Altamura. Ad Altamura ci sono decine e decine di musicisti, però non ci sono luoghi per suonare. Non è in grado di dare un appoggio per il futuro ai giovani. Devono aggiustare qualche cosa. Non ci sono manifestazioni musicali, non c'è niente. Vai in giro per lavoro, stai tagliato per l'età che hai avanzato, che hai, allora non ti offro tanta possibilità di lavoro. E questo manca, è proprio questo. Ci sono pochi posti verdi, spazi verdi per i bambini. Spazi adibiti all'ambito culturale. Luoghi per giocare i bambini. Biblioteche. Le strade non sono pronte per la circolazione. Ci sono i buchi, a me incudete che buco. Ci sono molte strade abbandonate, che non vengono ristrutturate, non vengono fatti eseguiti i lavori che bisogna fare. C'è soltanto una cosa. Invitano i cantanti famosi, spendono solo tanti soldi per chiamare a Natata Angelo. Non fanno niente, fanno scritta i canzoni tutte le sere. Perché ci sono anche tanti studenti di musica classica ad Altamura, però non hanno espressione. Ci vorrebbe più un po' di più divertimento per i ragazzi. Ma anche un po' di sincerità, diciamo. Che noi abbiamo uno stramurale che effettivamente c'ha i 60 anni, 70 anni suoi.
ci vuole molta più sicurezza per questi giovani, più che altro. Poi il paese si è allargato abbastanza. Se lavori, non ti pagano come ti devono pagare. Tra l'istramurale e gli estremi, case che hanno fatto tutti intorno. Questo è il problema di altro. Che non hanno creato un altro stramurale, non hanno creato. Perché abbiamo troppi extracomunitari, abbiamo paura anche noi di camminare verso una certa ora di sera, questo è il problema. Io è da 15 giorni che ho segnalato che ci sono due lampioni vicino a casa, spenti, accendono 10 minuti e poi si spegne. Sì, sì, verremo a cambiarli. Sono 15 giorni, i lampioni stanno ancora lì, senza cambiarli. Stanno ben organizzati. Non... Ad Altamura ci sono tanti talenti e molti gruppi musicali che non hanno l'opportunità di arrivare a un livello più sopraelevato. Anche se tu cerchi di essere ottimista, però il tempo passa. Per i nostri figli, non so che avvenire gli daremo. È da un anno che non riceviamo le buste della spazzatura. Non siamo eterni. Ci sono cittadini di serie A, cittadini di serie B. Sono stato in condizioni sfrattate dove abitavo prima, chiedendo aiuto, c'ho una causa in corso con il comune. Vado in farmacia e pago le medicine. Vado si paga la medicina. E prendo. Perché sennò il microfono sta qui e parlo a lei. Allora, magari lo tenete così, chi parla lo tiene. Sì, sennò rischiamo di non registrare. Allora, se vai in ospedale. Lo devono aggiustare il pulo, devono aggiustare pure le strade, cioè devono fare qualche altra cosa. Se vai in ospedale ti fai due ore di fila, paghi il ticket, uno che ha un misero stipendio, però quelli che hanno un potere enorme non si paga niente, non so cosa c'hanno sotto. Vuoi dire tu qualcosa? Niente, tutelano sempre i più forti, quelli che stanno meglio, i più deboli non li pensa nessuno. La verità, cosa non funziona? Sto fatto qua dipende un po' da tutti quanti noi. I locali tipo dove si balla. I giovani di Altamurani amano molto la libertà. I giovani vivono brutti perché senza lavoro, facendo gli scippi. Purtroppo non è che l'abbiamo voluto noi. Perché se noi tutti quanti lavoratori, quando andavamo a lavorare, sai, per qua dal primo giorno ci devi mettere a posto. Dipende da noi. Almeno. Che quando escono da scuola fanno il macello. Perché ormai un povero cristiano mandato dal governo fino a 16 anni a scuola, 17 anni a scuola, 18 anni a scuola. Secondo me si dovrebbe pensare non solo al carattere politico, come si parla nell'ultimo periodo della crisi. E poi non c'è lavoro. La moneta è quella che è. Ma bisogna anche appoggiare le nuove generazioni. C'è stato il benessere, noi siamo stati abituati, forse un po' male. Per i ragazzi, diciamo, più divertimento. Perché alla fine noi siamo il futuro e quindi dovremmo essere anche ascoltati maggiormente rispetto a tutti gli altri. Quando arrivi alla pensione, ho fatto 40 anni di lavoro e i contributi dove stanno? Ma mettete in atto le cose che ci vogliono, che fanno proprio schifo davvero, che siamo stufi. Ci deve essere pure una mossa. Come sono gli altamurani? No, gli altamurani si comportano bene. Noi siamo anche qualche anno in R3, sono tutti. Penso che siano alla fine persone come tante. Chiusi di mente. Se per sé è brava gente, anche se un po' orgoglioso e invidioso. Ma non bene, tutto sommato. Vogliono vincere per forza. Io alla fine ho solo i capelli lunghi, mi vesto un po' così, però io non fumo, non bevo, non faccio niente, però pensano che sia un drogato, qualsiasi cosa possono pensare. Io sono semplice, sono come i funghi spontanei. Ci sono le critiche qui. Come molta gente del sud, ignorante. Sono chiusi di mentalità. Sono persone che trovi social, sono persone che... Sono furbi, però con chi li vogliono fare i furbetti? C'hanno sempre qualcosa da ridire o da lamentarsi. Sono un po' gelosini.